Allora, vediamo un po', vi parlerò di come io ho interpretato il titolo, no, dell'intervento. Allora, la bellezza dell'innovazione. Vabbè, come ingegnere immediatamente sono passata a dire, bene, allora, cos'è innovazione? Cosa si dice generalmente? Svecchiamento. Svecchiamento, cioè... E cambia tutto, cambia l'ordinamento, cambia la tecnologia, la produzione, la politica, è un cambiamento sociale, le conoscenze diverse, competenze nuove, equilibri differenti, confini diversi, condivisione di risorse diverse. Quindi, ovviamente, generalmente non è che ti viene in mente la bellezza, ma generalmente hai un grande dubbio, ma cos'è? È una cosa bella? O fa paura? Questa è, diciamo, solitamente la prima reazione che si ha quando c'è un cambiamento. E ogni volta, e anche noi l'abbiamo vissuta, la stiamo vivendo, effettivamente la parte di paura tende a prevalere nella maggior parte dei casi, no? Perché cosa succederà? Cosa succederà a me, alla mia famiglia e alle persone che sono vicino a me? Diciamo che non è la prima volta, cioè effettivamente se guardiamo negli ultimi così, secoli è avvenuto tante volte, no? Questa sensazione. Macchina a vapore, cosa vuol dire? Che dall'agricoltura si è passata all'industria, utilizzo del carbone. 100 anni dopo arrivo del motore a scoppio, dell'elettricità. Cambiamenti che sono epocali, nasce l'industria chimica, nasce l'acciaio, nasce l'automotive. Quindi anche in quel caso uno dice: mamma, ma cosa succederà? Cosa mi succederà? Cosa succederà ai miei figli, alle future generazioni? Per arrivare poi alla terza, che noi ci siamo stati anche nella terza, l'abbiamo vissuta. Ora ci sembra normale, no? Probabilmente perché eravamo molto giovani e allora non ci spaventava, però non è mica tanto tempo fa, che sono nati i primi microprocessori, che effettivamente hanno iniziato a parlare di informatica, hanno iniziato a parlare di elettronica, di comunicazione. Io voglio qui fare una riflessione anche su un riferimento che ha fatto prima Roberta. Ma io in quegli anni così ho scelto ragioneria come scuola, perché ritenevo che era una delle scuole a più alta probabilità poi di darmi un lavoro. Per caso vengo a Milano, veramente per caso, e una signora, no, mi ferma, così ero in un'università, devo dire in quel caso, Bocconi, e così uno stage estivo, e arriva questa signora e mi dice: ma tu che fai ora? E beh, io sono ragioniera. Onestamente ero molto fiera di questo, no? E lei mi fa: ma sai come, forse adesso con queste nuove cose che stanno succedendo, cambiando, eccetera, ma io ti do un consiglio, fai ingegneria elettronica. Onestamente a Cuneo non è che se ne parlasse tantissimo, anche perché non c'erano le università. Ebbene, lei era Marisa Belisario, quindi quella donna quel giorno venne da una persona, da una studentessa che aveva deciso di non fare l'università e avendo la capacità di capire, di vedere cos'era il cambiamento, mi ha preso, mi ha reindirizzato e mi ha rimessa su una strada diversa. Ecco, questo per dire che effettivamente il cambiamento bisogna capirlo, bisogna intercettarlo e bisogna il più possibile cavalcarlo. In quel caso fu una donna a permettermi di capirlo e di farlo. Allora, che cosa di per sé ha caratterizzato gli ultimi decenni dell'innovazione? Ma devo dire che qui sono un po' di parte, parlo di telecomunicazioni, perché come forse qualcuno di voi sa, effettivamente ho lavorato circa 20 anni in quel settore. Sarà perché ho avuto una maestra che mi ha ispirato, partendo effettivamente da un'azienda che fu l'Olivetti, che poi, no, diede origine sia al mondo Omnitel che a Telecom Italia. Quindi io scelsi quella via probabilmente anche per quella guida che illuminò il mio cammino.
Quindi, parlando di telecomunicazioni, non è mica tanto tempo fa, erano gli anni 80 quando arrivò il primo telefono, cioè non, a noi sembra quasi così, non è normale, cioè, cosa vuol dire? Cioè, parlare, no? Comunicare, cioè è una cosa ovvia, non può non esserci nella vita. Beh, il primo arrivò negli anni 80, si chiama, qui parlo di telefonia mobile, primo G, Tax, pesava 2 kg, devo dire che non era comodissimo da portare, però effettivamente cambiò il modo di interagire con gli altri. 10 anni dopo il 2G, 2G GSM, quindi capacità di parlare, inviare messaggi, dopodiché anni 2000, e di nuovo ricordatevi, sono una ventina di anni fa, 15 anni fa, quindi non è mica tanto, è UMTS 3G, arriva la 3. Devo dire che io ho partecipato a creare la 3 e quindi a creare la prima rete UMTS in Italia. Ai tempi, quando noi uscimmo col primo telefono, videofonino, l'LG E606, non so quanti di voi li abbia preso, perché vabbè, ci dicevano all'inizio che non si fidavano della nostra rete, perché dove non c'eravamo noi c'era il 2G. Quindi devo dire che effettivamente no, non era sempre piacevolissimo. Era un telefono che faceva la videochiamata. Ricordo che quando arrivai così in famiglia, la feci vedere e tutti mi dissero: Madina, ma è pesante, ma è grosso, ma cosa ne fai di uno schermo così che poi non ti sta nemmeno nelle tasche? E io dicevo: ma lì poi vedrai le cose, vedrai i video, no? Potrai comunicare, ma che te ne frega, è così bello quel Nokia piccolino, sottile, che ti sta nel taschino. E vabbè, e noi ci si provava, no? Andare in giro e a cercare di convincere che i contenuti sul telefono sarebbero stata una bella cosa. Arrivò un genio a dare una spinta, no? E io, insomma, quando mi rivolgo, guardo qui verso Chris, perché poi va bene la tecnologia, ma bisogna anche saperla poi tradurre in oggetti che siano piacevoli, facili e anche, diciamo, comodi. Si chiama Steve Jobs e nel 2007 crea lo smartphone. Ecco, da quel momento in poi nessuno ha più potuto farne a meno. Ma perché? Ma perché era sottile, perché era semplice, perché riuscivo a utilizzarlo con, così, in modo veloce. E da lì nasce tutto l'ecosistema che ha fatto sì che questo device, questo smartphone, no, che se pensate costa un sacco di soldi, cioè ai tempi riuscire a vendere dei telefoni da 200 euro era difficile, tutti te lo chiedevano da 50, da 80, da 150, cioè ora 1000 euro è normale, ma perché? Perché è un pezzo di te, perché non puoi farne a meno, perché effettivamente è entrato nelle nostre abitudini come tutto quello che è venuto prima. 10 anni dopo il 4G, che cosa vuol dire? 4G, quindi LTE, vuol dire più dati, più capacità, più velocità di trasmissione. Qui stiamo parlando effettivamente di alcuni megabit al secondo, per cui la possibilità di inviare video anche decisamente più pesanti. Cosa abbiamo di fronte? Oh, mi piace. Abbiamo di fronte il 5G. Il 5G, insomma, sono nella casa della scienza, però devo dire che personalmente io lo sto aspettando con un desiderio infinito, no? Che cos'è il 5G per me? Io lo chiamo l'autostrada dell'etere, ma cosa vuol dire praticamente? 20 volte più veloce, quindi una quantità di dati trasmessi contemporaneamente effettivamente infinita rispetto ai limiti che vediamo oggi, affidabile, c'è sempre. Non è che a un certo punto ti molla e tu stai facendo qualcosa e quel qualcosa si interrompe. Veloce, bassa latenza, quindi vuol dire ti puoi fidare, no? Di dare un comando e far sì che questo succeda immediatamente dopo. Ecco, ad esempio, queste tre cose cosa ti permettono? Ma ti permettono, ad esempio, il fatto che ci sia sempre la comunicazione anche quando sei su un treno veloce, anche quando sei su un aereo. Guardate che non sono cose così ovvie, cioè sono cambiamenti importanti. Quando sei in mezzo alla folla non è che ti si ferma e ti si blocca, ma quello continua ad andare. Veloce vuol dire poter intervenire anche da remoto, ad esempio in un'operazione chirurgica. Perché? Perché lui risponde immediatamente. Avere il famoso veicolo
no? Che tutti stiamo aspettando autonomo, ma perché? Perché non ti cade il segnale, perché effettivamente vedi se c'è di fronte a te una persona che sta passando. Cioè, oggi le telecomunicazioni non sono affidabili per degli utilizzi di questo tipo, va bene per parlare, va bene per inviare, va bene per... Però tu non puoi giocare la vita di qualcuno sulla probabilità che quel segnale non cada. Bassi consumi vuol dire, no, macinare quantità di dati incredibili, ma con le batterie che sono di dimensioni ragionevoli e sarà l'80% più efficiente di quello che è oggi. Connessioni massive, questa è un'altra delle cose carinissime, nel senso che effettivamente in un metro quadro o in un chilometro quadrato si potranno avere veramente centinaia e centinaia e centinaia di device collegati, di sensori. Questo di nuovo sembra una cosa, vabbè, normale, cosa vuol dire? No, vuol dire che Dina, invece di andare in giro con un telefono in mano, probabilmente avrà addosso, boh, all'inizio 2 o 3 sensori, 5. Questa è la novità, però è un mondo enorme, enorme che questa tecnologia ci permetterà. Ultima, reti flessibili e programmabili, questa è un'altra grande novità. Allora, per noi ingegneri la chiamiamo network slicing. Vabbè, sembra quello di uno standard, no? Una cosetta. No. Vuol dire che le reti non saranno più programmabili via hardware, ma via algoritmo. E quindi vincerà chi è più veloce nel capire, nel mettere degli standard e nel capire come controllare le reti. Cosa vuol dire controllare le reti? Vuol dire che le reti verranno di per sé sezionati per servizio. E se ci sarà qualcuno grande grande che arriva prima di tutti a definire degli standard col quale controllare queste risorse, ops, si riporterà via nuovamente il valore. Come è già successo in questi anni, dove i ricavi, no? Dove sono andati? Non tanto nelle tasche di chi gestiva le reti, ma di chi le utilizzava e ci faceva business. Quindi quest'ultimo pezzo, che sembra una cosina, effettivamente può cambiare l'economia mondiale in un modo grandissimo. Reti flessibili è un'altra cosa importantissima, cioè sono reti che cercano sempre la migliore soluzione continuamente. Cioè c'è il wifi, c'è la fibra, vado lì, lascio il mobile, vado sulla fibra, cerco continuamente. Cosa vuol dire? Che effettivamente devi costruire le reti non in modo separato, ma in modo integrato, fisso e mobile. Quindi la rivoluzione, devo dire, non è Dina che vi farà sognare, vi hanno già fatto sognare, cioè andrà veramente ad impattare qualsiasi industry e qualsiasi momento della nostra vita. Ne faccio un esempio, perché anche qui mi sto interessando in modo specifico al mondo degli utility. La città smart, cosa vuol dire? Sensori per monitorare l'inquinamento e quindi si spera intervenire. La mobilità, effettivamente vedo dove è il mio parcheggio, cioè il 30% dell'inquinamento in città viene da andare a cercare il parcheggio, perché non lo trovi, no? E avere un qualcosa che invece di andare a caso ti fa vedere dov'è, effettivamente ti aiuta. Il traffico smart, qual è la visione? Di nuovo, ovvio, dovremmo arrivarci, però auto autonome in sharing vengono, che girano per la città, quindi non tanto più il possesso dell'auto, però è un bene che serve, che viene condiviso, elettrico e che va in via autonoma. Smart building, questo è un altro punto importantissimo, è l'ottimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche. Cioè, penso che avete visto, avete letto anche voi, come l'acqua stia diventando uno degli elementi che è previsto scarseggiare in futuro. Ci sono già dei continenti, degli stati che, no, non è più permesso utilizzare il rubinetto così. No, cioè l'acqua deve essere utilizzata, riciclata immediatamente e rimessa in uso. In paesi europei il 50% dell'acqua viene sprecata e quindi devi avere delle capacità per verificare se stai sprecando acqua, energia o altro. Quindi di nuovo utilizzi, ma molto concreti, cioè non chissà, insomma, che fantasia,
Smart green anche in questo caso per avere una così ottimizzazione dell'uso dell'acqua, anche in questo caso riuscire a dare la quantità di acqua corretta o utilizzare meno fertilizzanti, meno inquinanti. Allora, 5G sono tutti pronti a partire, anzi sono già partiti. Chi è davanti a tutti? L'Asia, Cina, Corea del Sud. È da mo' che ci stanno lavorando. Effettivamente hanno capito che effettivamente attraverso il controllo delle reti e quindi anche il controllo dei dati puoi avere così un controllo dell'economia. Quindi sono paesi più avanti e la Cina si è dato come obiettivo diventare leader mondiale dell'intelligenza artificiale nel 2030. Diciamo che insomma, questa battaglia loro la vogliono vincere, si sono messi veramente ai blocchi di partenza, anzi al famoso 2020 che è la data prevista, loro ci arriveranno e ci arriveranno, dichiarano per primi. Gli Stati Uniti hanno capito di essere un briciolo indietro e quindi stanno provando a fare tutto quello che è possibile. Penso che avete letto di ZTE, cioè che con la storia, no, dei dazi, dei pareggi di commerciali tra Stati Uniti e Cina, a un certo punto Trump ha deciso di bloccare l'esportazione di ZTE. Beh, sì, potrebbe essere un tema di bilancia commerciale di oggi, ma c'è anche chi pensa che sia un'altra cosa. ZTE è uno dei più grandi produttori di reti che la Cina abbia e quindi ovviamente se la riesce a rallentare un po', certamente agli Stati Uniti non fa male. E dove stanno lavorando molto è sui protocolli e sugli standard, quindi network slicing, cioè capire poi come andare a programmare le reti che qualcun altro costruirà. E questo è un altro tema su cui gli Stati Uniti stanno lavorando tanto. Europa e Italia, no? Come parte dell'Europa, beh, un po' di ritardo onestamente c'è, nel senso che frequenze da liberare, frequenze che sono in mano alle televisioni, banda ultralarga, rame che sta nei bilanci, cioè andare oggi a svalutare effettivamente, no? Reti che valgono decine di miliardi di euro per fare la fibra, insomma, nell'oggi non fa un grande piacere. Quindi effettivamente ad oggi l'Europa e l'Italia sta un po' facendo fatica. Ciò detto, c'è una gara in corso, non so se anche voi la state seguendo, sul 5G, vediamo chi è preparato. Ieri quanto valeva l'asta delle frequenze? 6,2 miliardi e non è finita, sta andando avanti. Effettivamente diciamo che perlomeno la consapevolezza di che cosa c'è in gioco effettivamente c'è. Farà un gran bene, perché nel momento in cui vai a spendere 6, 7, 8 miliardi di euro, beh, a quel punto l'accelerazione effettivamente ce l'aspettiamo e ce l'aspettiamo tutti. Deve seguire anche quella sulla fibra. Quindi, cosa comportano tutte queste rivoluzioni? Ma io sono stata scioccata da questa analisi che onestamente non avevo interiorizzato completamente. Sono andata a guardarmi un po' la crescita della popolazione. Quindi per 8.000 anni sembrava abbastanza stabile, no? Non cresceva. Inizia la rivoluzione industriale, passa da 500 milioni di persone e in 150 anni 1,6 miliardi, quindi inverte. Perché? Perché il progresso fa bene alla gente, fa bene alla popolazione e quindi sale repentinamente. Arriva la terza e cosa succede? Da 1,6 a 6 miliardi, cioè 4 miliardi e mezzo in 100 anni, dopo che per secoli era stato tutto fermo. Cosa succede oggi? Circa 3 miliardi in 50 anni, siamo già arrivati a 1,6 miliardi. Questo è per dire che è inutile dire che l'innovazione fa male, è inutile dire che non è un qualcosa che fa bene alla popolazione. Parlano i numeri, fanno vedere i numeri qual è l'efficacia. Cosa fa un pochino timore è le percentuali. Cina-Asia 60%. Effettivamente, no, questi signori pesano. Africa sta crescendo e cresce tantissimo, 20%, ma in crescita veloce,
e 20% però un po' in discesa Stati Uniti-Europa. Quindi questo è un altro elemento da tenere in conto. Ma perché lo dico? Perché oggi l'economia è fatta di... il valore sta nei dati. I dati delle persone, i profili delle persone. Ora, essere quindi dei grandi paesi effettivamente è importante. Però anche andare a conquistare grandi paesi è importante. L'Africa, non so quanti di voi l'hanno seguito, ma è territorio oggi di conquista della Cina. La Cina sta facendo decine e decine e decine e decine di miliardi di investimenti in infrastrutture in Africa. Ma perché? Perché vuole conquistare quelle persone, cioè al di là del continente, è anche una questione di persone. Gli OTT, Facebook, Google e altro, stanno mettendo le reti con palloni aerostatici, droni, chiamali come vuoi, ma loro dicono quei 4 miliardi o quanti sono, insomma, di popolazione che ancora non ha internet, la voglio io, è mia. No? Quindi è un altro fenomeno che effettivamente va visto. La ricchezza, vabbè, vado veloce, insomma il PIL oggi a livello di a parità di potere d'acquisto, la Cina numero uno, Stati Uniti seconda, India terza. Quindi India, un'altra, diciamo così, continente, nazione, chiamala come vuoi, da tenere un po' sotto controllo. Giappone, Germania, Italia dodicesima. Cosa si prevede? Si prevede una Cina che cresce ancora e tanto. Ecco, un'India che cresce di 5 volte. Perché mi soffermo sull'India? L'India ha capito che la formazione è importante, ha capito che la tecnologia è importante, i grandi programmatori, me lo insegnate voi, vengono da quel mondo, hanno capito che i disoccupati, piuttosto di lasciarli lì, ma metterli ad aiutare gratuitamente per la ricerca, gratuitamente nel senso che gli danno sostegno, ma vanno a contribuire alla ricerca. L'India sarà attendere la nuova grande potenza di cui forse oggi abbiamo capito ancora poco. Gli Stati Uniti, grazie al loro ecosistema, reggono, perché gli Stati Uniti sono piccoli rispetto a sti giganti, reggono. L'Indonesia è un altro paese ad altissima crescita, ovvio che l'Italia attendere ad oggi viene prevista in un po' in sofferenza, quindi arrivare al 20° posto. Controllo economico, insomma, negli ultimi 20 anni, chiamalo così, passiamo ad avere il G7, che erano le grandi nazioni, le grandi potenze, no? Con Stati Uniti, Europa, Canada, Giappone, 70% del controllo dell'economia, oggi 50-50, la previsione è che nel giro di una ventina d'anni sia esattamente il contrario. Però cosa bisogna fare? Spaventarsi? No, bisogna capire. Cioè, la cosa più importante che prima ha detto Alfonso è rendersi conto, perlomeno. Perché perlomeno te ne rendi conto. E quando te ne rendi conto, soprattutto se sei un paese, no, che ha anche la capacità poi di reagire, qualcosa fa. Vediamo l'Estonia. L'Estonia diventa indipendente nel 90, quindi insomma stiamo parlando di 30 anni fa. Per cui posso immaginare che fino a quel momento non è che avesse, no, una grande capacità di costruire il futuro. Eppure dice, ha 1.300.000 abitanti, guarda caso uguale a Milano, e dice non mi fermo, io voglio diventare la nazione digitale numero uno. Uno dice, ma scusa un attimino, c'è quell'altro che ha 1.400.000 di persone e tu vuoi diventare la nazione digitale numero uno? Sì, decidono di sì. E cosa fanno? Vabbè, iniziano dalla pubblica amministrazione, dicono tutto digitale, once only. Cosa vuol dire? Che quando metto un dato, quel dato lì lo mette il cittadino una volta sola, basta. Poi un problema, no? Dei database della pubblica amministrazione, passarsi il dato. Ho fatto la patente, bene, quel dato, la carta d'identità, quel dato verrà trasmesso ai diversi database da solo, una volta, non 100.000 volte con la carta e così via. Questa mi piace molto, la residency, cosa vuol dire per gli stranieri? Vuol dire che se vuoi, anche se vivi all'estero, puoi diventare residente estone. Questi si sono creati uno stato enorme intorno a loro di gente che vive altrove, ma
ha dei vantaggi nell'essere residente anche in Estonia. E questo cosa aiuta? Aiuta il commercio, aiuta gli investimenti. Cioè, questa è innovazione. Cioè, sei piccolo, sei 1,3 milioni, vuoi conquistare il mondo, ti inventi la residenza virtuale. Però è un'idea per darti scala. Hanno già fatto comunità blockchain cryptocurrency. Insomma, voglio dire, l'ha fatto l'Estonia, senza togliere nulla, no? Effettivamente l'Italia non può star ferma. L'Italia, soprattutto quando il lavoro cambia, è meno fisico, è meno impiegatizio, diventa creativo. Insomma, l'Italia, se capisce, non può fermarsi. L'Italia ha sempre saputo cavalcare con gli individui le grandi rivoluzioni. Non li ho citati prima, ma li conoscete meglio di me, quanto l'Italia ha contribuito a tutte quelle rivoluzioni che avete visto prima. Quindi nel lavoro creativo l'Italia è numero uno, per cui deve poter anche lei reagire. Ci vuole un ecosistema, ne ha parlato prima molto bene Alfonso e gli altri relatori, adesso non sto a sottolinearlo, però da soli non si va da nessuna parte, ma bisogna effettivamente che il sistema paese sia in grado di reagire. Prendiamo un esempio, si chiama Silicon Valley. La forza degli Stati Uniti, tra l'altro, è questa valle. Perché? Perché c'ha le migliori aziende, c'ha le start-up, il 30% degli investimenti del venture capital è lì, le top università, riferimento per le politiche pubbliche, un ecosistema di innovazione, tech e sviluppo scientifico. Quindi, e sto arrivando, Milano. Milano è al vertice dell'innovazione. Milano è la città dove la spesa in ricerca e sviluppo è la più forte, dove la forza lavoro con laurea è la maggiore, la percentuale di start-up innovative è la più alta, un certo economico finanziario grandissimo. E le top università, è un'area sperimentale 5G, sono 6 le città in Italia, Milano è l'unica delle grandi, grandi città ad avere intercettato questa opportunità. C'è un progetto pilota di Smart City che si sta facendo adesso e di nuovo far vedere al cittadino che la tecnologia non è brutta e cattiva ma ti cambia la vita e ti aiuta, è stata un'altra intuizione grandissima. Quindi noi che siamo qua, cosa diciamo? Ci siamo resi conto che i cambiamenti che ci sono là intorno sono grandi. Abbiamo capito che anche realtà tipo l'Estonia non sono state a guardare ma hanno reagito. Sappiamo di essere il paese che dal punto di vista della creatività è il numero uno, abbiamo bisogno di un ecosistema, magari pretenderlo a livello nazionale, non è detto che arrivi in tempo per il 5G, no? O perlomeno per i prossimi 2-5 anni, iniziamo da qua. Iniziamo dal Politecnico, iniziamo da Cefriel, iniziamo da una realtà che è al centro sia del mondo pubblico, delle aziende private, della finanza, dell'università. Non guardiamolo mai solo in modo nazionale, guardiamolo sempre in modo internazionale, quindi vuol dire Europa, vuol dire Cina, Corea, vuol dire Stati Uniti, vuol dire India, vuol dire capire l'Africa, e proviamoci e non stiamo fermi. L'innovazione può fare paura, sì, ma può anche essere un'infinita fonte di opportunità. Ma per chi? Per chi è capace di capire, ha voglia di studiare, bisogna continuare a studiare sempre, sempre. Diventi obsoleto nelle conoscenze dopo 2-3 anni, anzi, forse dopo 6 mesi. Devi fare, voglia di fare, non ti devi fermare, non devi avere paura e coraggio di provare. Coraggio comunque di andare avanti e di sperimentare. E qui chiudo, non vedere mai l'innovazione che c'è oggi in corso, e qui è stata detto molto bene da chi mi ha preceduto, come un qualcosa che toglierà il potere agli uomini. Non è così. Federico Faggin è stato colui che ha creato il primo microprocessore commerciale al mondo, in Intel. Ecco, lui ci ha dato queste parole e dice: paragonare gli uomini alle macchine vuol dire non avere capito la nostra grandezza. L'uomo rimarrà e, grazie alla sua coscienza, alla sua capacità di ragionamento, di emozione, al centro dell'innovazione. E noi dobbiamo fare sistema affinché anche noi, come
come Italia, come città, diamo il contributo e diamo un contributo allo sviluppo del nostro Paese. Grazie.